Ragazzi, ovviamente ho messo la fotocamera sbagliata per mettere showdown. E dove si sposta sta roba qua? Facciamo così, eccomi. Ero diventato lo Sharpedobot per un attimo. Ciao Fra.
sa che ci sei solo tu stasera. Mi restituisci il favore di building. Sentite bene la musica, è un po' troppo alta forse. Intanto io la abbasso leggermente, anche per come mi arriva nelle orecchie. Ditemi se la sentite la musica. In teoria dovreste sentirla. Ok. Dovresti, perché sei solo te. Mazza, ma ce l'ho veramente alto. Ok. Allora, quello che volevo fare è sistemare il team, nel senso che siamo ormai a metà settembre, io non ho avuto tempo materiale di mettermi a giocare sulla Switch in Season 6, quindi ho detto portiamolo al torneo, lo abbiamo portato al torneo, ha fatto le sue belle performance. Ok, abbasso leggermente la musica. Aspetta, magari abbasso direttamente da qua. Così dovrebbe andare meglio. Allora, dicevo, ha fatto le sue belle performance comunque, questo team. E lo porterò dai The Scholars con LOL e Fra direttamente domenica per provarlo, quello originale, non quello che andremo a cambiare stasera. In questo modo possiamo ancora un pochino valutare se va, se non va. Dopodiché io mi aspetto che questa Season 6 duri fino ai DLC, non avrebbe senso togliere i Pokémon per rimetterli, rimetteranno tutto insieme a fare un bordello di roba quando uscirà il secondo DLC. Allora, il team è questo qua, nel caso non lo aveste visto, ma l'hai visto già tu Fra, hai visto soprattutto la performance, non hai visto bene magari tutte le mosse e tutte le evs. Fatto sta che quello che a me interessa fare questo giro sarebbe cercare di cambiare Luxray, perché ha performato molto male, e in realtà anche Pinkurgin, perlomeno iniziare da loro due. Chi invece mi ha super positivamente stupito è stato Vikavolt, che una volta che gli dai lo speed swap diventa una bestia indomabile, veramente fortissimo, e considerando che ha 145 l'attacco speciale non ci lamentiamo, soprattutto con la life orb, quindi fa veramente tanto male. Dopodiché è vero che tutto il team si basa sul fatto che noi diamo speed swap, e anche se ci prendiamo delle velocità lente grazie a Surge Surfer, qui diamo 4 qua. Zaller, eccoti qua, mi sentite bene? Sto parlando troppo basso? Ecco, ok, iniziamo a rimuovere, diciamo, voglio rimuovere questi due. Un po' basso il microfono, è perché non voglio neanche urlare io. Ok, adesso mi sentite bene probabilmente. Meglio, blam blim blim blam blam. Ok. Dunque, stavo dicendo che Vikavolt, Zaldar confermerai, ha performato divinamente, perché c'ho bug bite, no? Bug buzz qua. Ho dovuto rifare il team. No. Energy Ball, perché non mi fa fare il copy paste qui su Streamlabs. E stavo dicendo che è vero che il team si basa su l'Electric Terrain, perché abbiamo un sacco di Rising Voltage, però l'idea è che noi lo mettiamo con la Dynamax, ok? Quindi, e poi anche se non lo abbiamo, comunque performa bene, perché lui è comunque veloce. Icicle, anche te, eccoti qui. Quindi con grande malincuore io vorrei togliere Pinkurchin, il nostro nacho, perché una volta che io ho tolto la Life Orb non è più così utile anche sotto Trick Room,
E finalmente in uso username decente. E quindi non avendo più la Life Orb sotto Trick Room performa non granché. È vero che potremmo dargli con lo speed swap la velocità aumentata, ma anche in quel caso lì resta un 101 in attacco che per quanto ci sia l'Electric Surge, l'Electric Terrain in campo non fa così bene. Quindi l'idea è togliere Nacho e togliere Kovu, cioè Luxray. Luxray io l'avevo in realtà messo proprio per provare al torneo a giocare senza Dracozolt, che invece mi sa che è doveroso in questo metagame, anche perché una volta che gli diamo lo speed swap può essere veramente pericoloso. Ora, secondo me è una buona idea fare Dracozolt in questo modo, e vale la pena farlo lento, con l'idea che gli mettiamo lo speed swap. Vale la pena farlo lento in modo che regga e poi meni come una bestia. Quindi farlo proprio, proviamolo ignorantissimo. Una volta gli davo delle spread mescolate, ma alla fine della fiera. Qui avevo dato, fatemi vedere un attimo sul showdown del browser. Avevo dato a Kovu 101 di velocità perché con 101 mi outspeedava, mi sembra, Arcanine una volta che Raichu gli fregava la velocità. Ah no, outspeedava Talonflame, cioè se lui si prende il 101, outspeeda Jolteon, outspeedava Jolteon. Quindi, e qui 101 lo recuperiamo con un dispendio relativamente basso, quindi possiamo far così. E qui mettiamo i 212, dovrebbe andare bene. Diciamo che è solo una sicurezza in più questi 44, dopodiché. Quindi Astol, qua ovviamente abbiamo il nostro Bolt Beak. E come lo vogliamo giocare? Allora, di sicuro io ci metterei una mossa drago, perché ho molti problemi con i Dragozolt, contro i Gudra, contro eventuali Hydreigon, che adesso Pardini anche l'ha portato, e eventuali anche Kingdra, perché no? Quindi la mossa drago ci deve stare. Dopodiché quale mossa drago? Questo è un altro paio di maniche, perché possiamo mettere i Dragon Claw, che è molto valido, però in realtà a me su di lui piace molto il Breaking Swipe. A lui piace veramente tanto questo. Quindi doppia stab e mossa volante. Mossa volante in realtà ti direi non per forza, perché così sarebbe come più o meno come me lo giocavo io. Di sicuro Protect alla fine. Però qui si stava pensando anche a qualcosa per menare i Ferrothorn, che altrimenti non abbiamo niente. Allora, o si mette la Firefang che li sciotta, però non è proprio il massimo, soprattutto considerando che ha 95% di precisione, quindi cala di brutto. Oppure, volendo, possiamo metterci la mossa Fight, che però è low kick e Ferrothorn penso che non si prenda granché da low kick. Mi sembra. Certo, la mossa Fight performa bene anche su Rhyperior. Ferrothorn pesa, adesso te lo dico. Ferrothorn pesa 110 kg, ma calcio basso, no, colpo basso, low kick. Colpo basso, anche se sarebbe calcio basso, no? Colpo basso a 110 fa 100, fa un danno da 100, non è neanche male volendo. L'Aerial Ace ci sta, però se noi gli diamo già la speed swap di
di Raichu a un 110 base speed, che è più che dignitoso secondo me. Quella fight su chi mi potrebbe servire? Beh, diciamo che la fight comunque, ecco, io proverei in questo modo, gli metterei la mossa fight, perché la mia idea era quello di giocarlo con la Wildlands, perché se non è detto che noi lo giocheremo in Dynamax, perché la mia tentazione è più quella di mettere in Dynamax il nostro Vikavolt. Allora, se non è in Dynamax, avere un Breaking Swipe che prende la precisione Che cosa diventerebbe in questo modo la Wildlands? Diventerebbe. Mo' bisognerebbe fare il calcolo, ma. Noi gli diamo praticamente 100 per 1.1 per 0.8. Va a 88% di precisione. È praticamente una frana. Cioè, tutte le sue mosse vanno praticamente ad essere con la percentuale di un Draco Meteor. Questo è vero, questo è vero. Hai ragione che se non Dynamax è meglio Firefang. Tra l'altro Firefang può tornarmi utile anche per gli Amoongus che sono ormai onnipresenti. Ok, e allora facciamo un Firefang. Il problema del Firefang è che scende, perché Firefang ha 95 di precisione, quindi e 95 per 0.8 per 1.1 e 83,6, è praticamente un'idropompa, meno di un'idropompa di precisione, eh? Un bel rischio, no? Perché idropompa, no, idropompa 80, 80, 85, non mi ricordo più, 80%, ok, poco più di un'idropompa. Ok, va bene, con la Wildlands possiamo accontentarci allora. Comunque mi piace l'idea che mi aumenti di un 8% queste due, può far la differenza, eh? Firefang, vedremo come performa, dai, vediamo come performa. E ora al posto di Pink Urchin volevo pensare a che cosa metterci. Sapete che cosa io soffro da morire in questo team? Il fatto che se Raichu non mette lo speed swap perché me lo fanno fuori per qualche altro motivo, io poi li ho tutti lentissimi. E ora il metagame si è spostato particolarmente ed è leggermente più lento perché non ci sono più i Cinderace, ci sono i Talonflame che sono onnipresenti ma non sono un mio grosso problema. Allora la mia idea era quella o di provare il buon Boltund. E anche qui si potrebbe pensare di provarlo su Porter, ma non necessariamente. In realtà c'è anche Competitive che non è male, perché adesso si gira tantissimo con Snarl, giusto? Trick Room non esistono Pokémon elettro da Trick Room, cioè che lo mettano. Allora l'idea potrebbe essere mettere Boltund con Competitive. Dargli una chance, no? Perché no? Che con i Throat Spray in realtà può diventare rognoso ed è immune ai vari Snarl lui stesso e alle prepotenze, no? Quindi se io gioco Dracozolt Boltund, oh, lui si prende. Boltund non ha coverage. Beh, vediamo, in realtà. Anzitutto lui ha una cosa che a me interessa molto, e cioè Electrify. Quindi mettergli Electrify con il mio Pokémon elettro di fianco è già una buona cosa. Qui ovviamente sarebbe timido. Sarebbe timido. Resta comunque più lento di Talonflame con i suoi 126 imbarazzanti. Qui abbiamo Electrify. Impara Snarl, che è quello che a me interessa per attivare il Throat Spray. E in realtà, vediamo. Facciamo categoria speciale, vediamo che cosa abbiamo. Per gli ignoranti, Electrify. Ah, Electrify praticamente cambia la mossa dell'avversario e la fa diventare una mossa elettro. Quindi se poi mi decidono di colpire Dracozolt, non mi fa niente.
Allora, dal lato speciale non ha coverage, ho guardato. Solo mossa elettro è normale. Sì, è vero. Allora, qui una mossa elettro ovviamente mi servirebbe. Potrebbe essere carino un Volt Switch, ma in realtà Volt Switch sarebbe comodo se fosse l'ultimo in campo. Beh, oddio, potrebbe anche andare, ma facciamo un Volt Switch, dai. E qui, però mettiamolo per primo, che è il suo typing principale. Volt Switch. E qui sì, volendo a Hyper Voice, che può essere utile se si pompa un po'. Volendo un'altra cosa utile che ha è Psychic Fangs. Psychic Fangs può tornare utile tipo per rompere schermi eventuali. D'altro canto, lui sarebbe lì per rompere le scatole, anche se però a quel punto lì non ha molto senso giocarlo con Throtsprite. L'unica mossa d'attacco utile che abbiamo è Volt Switch. Non lo so. Possiamo giocarlo Psychic Fangs. Ah, giochiamo Psychic Fangs. E al posto di Volt Switch, per non mettere Rising Voltage, cosa potremmo mettere? Vediamo, Electric, cosa ci abbiamo? Thunderbolt classico? Discharge volendo. Discharge volendo. Io ho protezioni praticamente sui tutti i miei, quindi Discharge non andrebbe neanche male. Potrebbe tornare utile. Ho protezioni su tutti tranne che su Raichu. Proviamolo. Dai, sono curioso. Il nostro Balto. Perché guardate che comunque a più 3 questo mena, eh? Più 3 quanto sarebbe? Scusatemi. Sarebbe 142 per 2.5, giusto? Arriva a 355 l'attacco speciale che. Ok, non è neanche tanto quanto quello che c'ha Vikavolt. Vikavolt a 427, mentre invece. Ah no, aspettate un attimo. Questi sono a livello 50. Ok. Ecco, mi sembrava un po' troppo sgravo. Questi me li mette tutti a livello 50. Dracozolt, anche lui. E anche lui. Ok. Ecco, Vikavolt 216, quindi a più 3 fa male, invece a più 1 di Throtsprite, insomma, secondo me può fare molto bene come Pokémon. Dopodiché si potrebbe anche valutare di non giocarlo timido, ma tanto cade lo stesso, quindi vediamo se è veramente quello di cui abbiamo bisogno in questo team oppure se abbiamo bisogno di un altro ruolo. Cosa di cui mi aspetto abbastanza. Diciamo l'idea è usarlo un pochino anti-Arcanine, lui. Ok. E allora ragazzi, se siete pronti, direi di provare ad andare un po'. Andiamo e vediamo come giocare un po' qualche partita. Come ci troviamo. Ok. Allora, qui vediamo subito un Gastrodon, fastidiosissimo, ma ancora peggio un. Allora, vediamo un pochino. Qui potrebbe esserci un beat up su Arcanine e potrebbe esserci l'Aurora Veil, quindi qui io direi che si può pensare di iniziare con Lens per i vari Pokémon ghiaccio che ha e Balto anche perché potremmo fare uno Psychic Fang. E no, però se lui mi fa il beat up son casini. Sì, Lucario beat up su Arcanine o viceversa. Allora, qui ho bisogno di portarmi uno che faccia il fake out su chi dei due fa il beat up.
E anzi, mo vi frego io. Facciamo così. Reach. E mo dobbiamo portarci per forza Jit per picchiare Gastrodon. Ok. Ice Q e Gastrodon. Anche Froslass può fare beat up. Mamma mia, che fastidio. Allora, noi facciamo un Flash Cannon qua. E adesso vi faccio vedere perché Electrify è una cosa bella. Noi facciamo Electrify su questo Gastrodon. Ci mette Arcanine e ci fa aumentare così l'attacco speciale a più 2. Electrify. Analytics attiva. Ci fa un Muddy Water che però è di tipo elettro. Non ci fa niente. Ci abbassa l'accuracy qua. Ora, cambiamo Lance Junior. E qui facciamo uno Snarl. Guardate il danno che fa intanto, eh? E andiamo a 2.5. Porca miseria, Flareblitz. Anche io sono stato un idiota, però io ad aspettarmi il Clear Smog Gastrodon. Sono un idiota io ad aspettarmi il Leet Wave Arcanine per forza di cose. E mosso Gastrodon, ci divertiamo. Sono bei casini su sto Gastrodon. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Facciamo così. Facciamo Max Mindstorm qua. E qui facciamo un Electrify su Gastrodon. Io sono stato un idiota. Tra l'altro io non Dynamaxo mai Raichu, che può essere utile imparare a farlo. Ci abbassa l'accuracy, quindi ci riaumenta il competitive. Devo dire che questa roba di competitive su Boltund non mi dispiace, ragazzi, però. Snow Warning. Ok. Ora io devo approfittarne per cercare di far più male possibile a questo Gastrodon, sinceramente. Lui è più lento di me comunque. Insistiamo con Snarl. Sì. Wei fatto. Abbiamo missato lì. Oh, Gastrodon infinito. Max Darkness. Fosse entrato lo Snarl, non sarebbe andato male. Però ci attiva, ci continua ad aumentare questo Boltan competitive. Ma va bene. Ok, ora io qui faccio un Max Guard e insisto con Snarl. Ora Gastrodon dovrebbe andare giù. Ok, quello mi vuol continuare a colpire la nostra riccia. E noi. Mo entra Ice Q, casino. Noi entriamo con Lance Junior qua. E possiamo fare un discharge abbastanza tranquillo in realtà, perché lui si prende un quarto di danno, quindi magari ci va bene, paralizziamo uno dei suoi. No, Max Darkness lo reggiamo molto bene perché non ci fa niente. Ci aumenta col competitive questo, lui fa belly drum, che è un po' un casino. Ora, Ice Q ha mosse di priorità. Cosa può imparare? Acqua Jet e queste schifezze varie. Passi per un saluto, va benissimo. Allora, noi facciamo Protect. Se può fare la Shard è un po' un casino. Vediamo, speriamo che non la faccia. Attenzione. Discharge a più 2 si sente, eh? Paralizzato 1 e resta paralizzato. Ice Punch. Ok, ma questo a me va bene. Perché mo io posso fare tranquillamente. Tranquillamente più o meno, nel senso che se lui avesse avuto l'Ice Shard l'avrebbe fatta, però io devo comunque far così. Oddio santo, c'ha l'Ice Face, dimmi che flincia comunque. Ok. Meno male. Ok, e adesso direi che
è andata, ce la siamo ancora cavata nonostante l'errore enorme su Vikavol, ce la siamo cavata. Comunque ragazzi, io devo dire che questo Boltund mi ha piacevolmente sorpreso, tra Electrify e il fatto di avere uno Psychic Fang nel caso avesse messo l'Aurora Veil, è stato in campo discretamente bene. E Discharge fa i danni che deve fare e ha paralizzato anche, quindi bene così, insistiamo direi. Un'altra cosa carina che mi piacerebbe giocare sarebbe l'Adrenaline Orb da qualche parte, però forse il throttle non è necessario, vero? Però sì, boh, non lo so. D'altro canto, che cosa gli darei? Perché ha l'Expert Belt che non serve a niente, la Sash ce l'ha Raichu. Ok, qui abbiamo un... qui abbiamo praticamente il team del fato, tranne Gastrodon. Ok, ci abbiamo Zarina e Raichu e Arcanine. Zarina, Raichu, Arcanine. Che sono fastidiosi. Però Dracozolt performa bene su tutte e due. Io mi aspetto che lui entri con Arcanine quasi subito. Facciamo. Facciamo così. Qui Balto può servire. Inizia ad arrancare. Ha una bacca, non serve a niente, cioè esplode come niente, purtroppo. Metter Balto può servire, ma se c'è Dracozolt... vabbè, Dracozolt lo portiamo dietro. Metà dei match li vincevi grazie a Togekiss, se vincevi anche grazie a Porygon Z, giusto Icicle? Hai vinto il nostro torneo e ti dobbiamo ancora regalare l'abbonamento, ma non ci siamo dimenticati di te. Ti avevo scritto in privato, se ti ricordi. Ok, io qui mi aspetto, grosso come una casa, che lui faccia Meta Raichu da qualche parte. Qui mi ha messo proprio per attirarmi nella trappola. Allora io farei così e proverei in realtà un Max Flutterby su Wishiwashi. Che dite? Vediamo. Attenzione, non cambia, protegge Wishiwashi. Bel rischio. Ok. Allora, io adesso faccio speed swap qua. Finché lui c'ha quel Raichu dietro, però è veramente un casino. Prova a rischiarmela, ragazzi. No. Non posso rischiarmela. Continuiamo così. Eccolo lì. Ok. Speriamo che sia l'Arcanine speciale e non di nuovo uno con Flare Blitz. Fa Snarl, va bene. Finché fa Snarl, va bene. Purtroppo noi non ci mettiamo il campo elettro, ma ha poca importanza, perché tanto il nostro Raichu, il nostro 110, anche Balto, è più veloce di molti. Io metterei Balto dentro qua e farei fuori Raichu lì. Se l'altro mi fa Snarl, adesso Balto si prende quello che si deve prendere, il competitive, e a me va alla grande. Ok, questa tech mi piace moltissimo. Ora qui facciamo un Electrify e un Bug Buzz. In realtà, oddio, che cosa posso temere da sto Zarina? Beh, l'altro però è a meno, ormai ha un sacco di roba in meno. Facciamo così.
Abbiamo un Jeep velocissimo, alla grande. Ok, questo è proprio un Electrify su Tsarina che ci fa la mossa elettrica. Ci mette lei il campo elettro, ragazzi. Ci mette lei il campo elettro. Questa è un'ottima cosa a cui non avevo pensato. Che se non lo metto io con Electrify sulla Dynamax me lo possono piazzare loro. Quindi assolutamente questo balto aggiudicatissimo. Aggiudicatissimo. Ok. Ora noi facciamo, direi, qua un bel Rising Voltage su Wishiwashi. E potrei fare un discharge classico, no? Perché tanto Electrify, anche se non è Electrify, no, però poi mi toglie il campo elettro. No, 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 non mi posso permettere che me lo tolga. Continuiamo a tenerci il campo elettro, perché se lui mi fa il max overgrowth, poi mi toglie il campo elettro. Va bene, metti Arcanine, guarda, mi continui ad aumentare questo competitive. E Rising Voltage non ti piace comunque. Ok, va benissimo. Ora io qui, anche se sono a 2.5 per sotto campo elettro, un discharge lo faccio comunque. Cioè io qui il Contracozol lo resisto per un quarto e vado di Fire Fang, sperando di paralizzare Tsarina, tra l'altro. Potrei anche proteggere, però guardate il danno adesso. Ok, Tsarina paralizzato, entra il Fire Fang, che ovviamente non fa il danno che vorrei. Max Overgrowth ci shotta lì. Mi sta bene. Mi sta bene, benissimo. Noi facciamo fake out su Wishiwashi. Ah no, non possiamo fare fake out perché c'è sto coso inutile. Ok, Wishiwashi può aver 90 di velocità massimo, ok. Io qui farei un classico Psychic, sperando che Tsarina non sia... È un Ball Pick. Sperando che Tsarina non sia Assault Vest, è Assault Vest, porca miseria. Ok. Drop Kick che ci shotta. Però vedete che meraviglia, cioè Dracozolt è un'ottimissima risposta a Tsarina. Breaking Swipe che missa nonostante. E facciamo un Protect così se si schianta di High Jump Kick. No, resta paralizzato, ragazzi, non ci posso credere. Ok, missa comunque il Breaking Swipe, eh? Al 90%. Ok, devo dire, ragazzi, che questo Boltund mi sta piacendo da morire, eh? Porca miseria. Comunque Zalder, hai ragione. Il Throat Spray è inutile, soprattutto perché io me lo gioco con Electrify e poi Discharge, quindi servirebbe qualcosa di più sostanzioso. Un'idea potrebbe essere l'Herbaloon per avere una piccola ulteriore difesa alla terra, però in realtà un'altra cosa con cui io lo giocavo era con la Cell Battery, però in realtà mi aumenta l'attacco, quindi non mi servirebbe a niente la Cell Battery. Ah, è difficile da dirsi qua. Adrenaline Orb per diventare velocissimi, ma tanto siamo comunque i più veloci. Lo giocavo con la Cell Battery, guarda. Lo giocavo quando non c'era competitive ed era carino. Comunque mi piace molto questa cosa qui dell'Electrify, perché non è detto che io riesca a mettere il campo elettro con la mia Dynamax, ma magari lo fanno gli altri. Quindi grandissima idea mettere quella di Boltund. L'Electric Seed non serve a niente. La Goggles potrebbe essere interessante. La Goggles è un'ottima idea, perché a me non serve assolutamente a niente fare l'Electrify su una Mungus che fa Rage Powder, ma se io ho i Goggles me ne frego. Quindi hai un'ottima idea, no? Così a Mungus si fa il Rage Powder che vuole e io me ne frego, faccio l'Electrify sull'altro. E
e mi ci diverto. È un'ottima idea, un'ottimissima idea. Ok, qui abbiamo Melting Icicle. Ah, ma sei te. Terribile, no. Proprio contro il buon Icicle, cavolo. Icicle cosa ci porta? Bella domanda. Bella domanda. Porca miseria. Che fatica boia. Parlando di Among Us, parlando di Sandslash, io lo odio. Per velocissimo mi fa un culo nero. Però io qui devo assolutamente iniziare con... Lance Junior. Rotom dietro per l'eventuale... Anche se in realtà... Lo so bene che Sandslash è letale. Sandslash mi dà dei problemi enormi, purtroppo. Andiamo così. Okay. Immaginavo. Facciamo così, sperando che lui non abbia fatto la Quake di là. Se ha fatto la Quake di là, sa come gioco. Brick Break, ok, interessante. Discharge ci fa male su Rotom, però magari paralizza uno dei loro. Ok, paralizza Sandlash alla grande. E io ora posso far così. Così mi aspetto il freeze dry, o forse il blizzard. Blizzard fa, speriamo che non congeli. Brick Break fa male. Ok, però sembra che non abbia la mossa terra. Noi facciamo così allora. Andiamo in Dynamax. In realtà non mi serve neanche. Facciamo così. E mettiamo il campo elettro. Rompiamo quello. Speriamo che non abbia horsepower. Brick Break va benissimo. Finché c'è quello, a me sta bene. Ora mi rendo conto che c'è ancora un turno di Hail, quindi non è proprio il massimo, però ho... Porygon, ovviamente. In realtà se noi attacchiamo per secondi ci va meglio perché... ci attiva Analytics. Mettiamo lui e facciamo così. Sacrifichiamo il nostro Rotom col Max Strike. O Max Darkness anche, va bene. Noi qui facciamo un bel danno comunque, eh? Con Analytics più campo elettro. Guardate qua. Ma che roba. Mo facciamo un bel... Electro Web più Max Guard. Se Rotom mi va giù... mi fa un piacere perché poi posso entrare con Raichu, mettere speed swap vari, fare qualche giochino comunque interessante.
e soprattutto finisce la Ale, quindi posso sfruttare la Sash. Quindi l'ho messo un pochino a baitare. Si vede che sto un pochino imparando anche a giocare a VGC in generale, no? Ok, pensavo andasse su Lens. D'accordo, adesso abbiamo una difesa speciale che definire abbassata è un eufemismo. Ora lui è paralizzato e non c'è più il slash rush, quindi a 128 noi lo superiamo. Quindi facciamo così, molto semplicemente. Doppia kill questa. Una, due. E ora vediamo chi è l'ultimo. Sarà Amoongus, immagino. Abbiamo ancora un turno di Electric Terrain, Psychic da una parte. Gigi, Icicle, se sei in chat, batti un colpo. Magneton è un ottimo Pokémon, Zalder. Io lo volevo giocare anche al posto di Ombrello. Io lo volevo giocare anche al posto di Magneson nella season precedente. La fregatura era che c'è campo elettro. La fregatura era che il Magneson, non imparando come si chiama? Body Press, era inutilissimo, è veramente inutile contro gli Excadrill, contro un sacco di roba, purtroppo, perché immaginati GG Icicle. Infatti Icicle, io se il tuo Sandslash avesse avuto High Horse Power sarebbe stato fregatissimo. Comunque la questione, ragazzi, è che purtroppo Magneton io devo sono costretto a giocarlo con Hyper Beam, perché proprio non impara nulla di meglio speciale, al di là dello Steel Beam con Metal Burst, carino. Purtroppo sono costretto a mettere l'Hyper Beam per ovvi motivi. Lui non so se impara Metal Burst, no. Mirror Coat neanche. Immaginatevi. Sì, fai speed control, quindi quello è utile. Poi soprattutto con Analytic mi permette di far fuori un sacco di. Ah, tra l'altro ho pure sbagliato la natura. Doveva far più danni ancora. Avrebbe shottato Porygon Z. Comunque sia, è ottimo. È ottimo, però immaginatelo con le violite e la possibilità di fare body press. Sarebbe stato il top. Ok, dai, facciamo ancora qualche match. Volevo stare un'oretta giusto oggi per vedere questi cambiamenti. Sono molto soddisfatto da questo Boltund. Devo dire che non me l'aspettavo. Discharge ancora. Vediamo. Gym Leader Avery joined. Quindi un Gym Leader ci segue. Ok, che cosa abbiamo qua? Qui abbiamo un Gudra che si può autotriggerare con il buon con il caro Comfey. Abbiamo anche un Arcanine maledetto che può dare fastidio, e altre schifezze. Crustle può rompere le scatole. Crustle può rompere le scatole per la questione della weak armor. Anch'io vedo bene quello, però c'è da dire che lui potrebbe mettere Arcanine e rompere le scatole, quindi mi vedo quasi meglio lui Balto con Dracozolt. Facciamo attivare con Electrify la mossa lì, e così dovremmo anche bloccare un eventuale beat up sul weak armor di quello, o meglio Primarina che fa l'acqua jet e ste schifezze varie che possono sempre avvenire purtroppo. Per il resto ci vedo bene lui e Rotom. Ok, andiamo così.
Perché Speedswap era la prima cosa più ovvia. Io spero solo che non abbia nidato prima Rina, guarda, vedi? Ok. Questo a me sta ancora bene. Perché adesso posso fare un discharge proprio palese. E mettere Rotom qua. So che mi prendo il discharge su Rotom che non fa bene. Per niente. Speriamo di paralizzarne uno. Almeno Rotom si attiva la bacca. Almeno su questo siamo d'accordo. Ok. Qui possiamo fare una cosa classica. Quindi un fake out più Hydro Pump. Non è il massimo prendersi un discharge a più 2 su Rotom, eh. Però. Tra l'altro lui è quello, eh sì, però metti che c'ha l'acqua jet. No, meglio fa rischiare il fake out. Cosa voleva fare Extreme Speed? Beh, ci è rimasto paralizzato. Mo so cazzi però. Perché io cosa faccio qua? Non c'ho Rotom. Oh, Madonna santa. Cioè, non c'ho. Qui, ragazzi, devo soltanto sperare. La mia unica win condition. Eh no, però niente, perché se lui mi fa la sash lì. Facciamo così. Facciamo così. Qui devo giocarmela di Electro Web. Quel Goodra è sufficientemente lento da poterlo attaccare però qui posso ma fare Max Guard. E in teoria far fuori Comfey che proverà a fregarmi con la Giga, il Giga Drain. O Draining Kiss, dai. Grande, ok. A posto. Siamo messi abbastanza bene, più o meno. Più che altro perché noi possiamo insistere col Max. Streco, anche col Max Strike, sinceramente. Max Strike e qui facciamo un foul play che a più 2 d'attacco non piace. Guarda lì il danno. Certo lui si aumenta la difesa, eh. Non è mica scemo. Però io gli posso continuare a diminuire l'attacco. Devo giocarmela bene qua. Facciamo un Protect e continuiamo col foul play. Il danno di foul play. C'è il breaking swipe, il maledetto. Ma il foul play, ragazzi, vi frega tutti. E poi la gente mi dice: ma perché giochi foul play su Rotom? Per i weakness policy. Per i weakness policy. Né più né meno. Vedi, Zader, se avessi iniziato con. Speed swap su Dracozolt non me lo avrebbe. Non sarebbe andata bene. Lui si aspettava probabilmente una cosa del genere. Ok, dai, ne faccio un'ultima. E avere Boltund che mi fa sta roba di Snarl e di prepotenza Snarl è un'ottima cosa. Sono solo indeciso su questo discharge che si sta rivelando utile, ma. Rotom se le prendono un poco. Allora, che cosa abbiamo qui? Qui abbiamo un Sunny Day. Immagino che Klefki possa fare Sunny Day. Dopodiché Charizard, ma soprattutto Gastrodon che si diverte da morire. Allora, io qui posso aspettarmelo. Posso provare a fare Speed Swap lì.
La palma clorofilla, questo è vero. La palma clorofilla, però. Balto e poi. Dracozolt o Lens? Immagino che la palma abbia anche Weatherball, quindi mi direi Dracozolt. Non ha Earth Power, ma ha Terremoto comunque semplice, no? Ecco, noi non gli facciamo fare questo stracavolo di Sunnydale lì. Lui può shottarci? Lui non può shottarci. E questo, anche se si protegge, ragazzi, gli fa un male porco. Non fai Sunny Day. Non lo fai. Va benissimo, non ci fai niente. E tu sei morto. 4 per, non li resisti neanche domani. Ok. Gastrodon a me sta benissimo. Adesso farà l'ice screen. L'unico mio timore sarebbe stato un eventuale. No, safeguard, va bene. Sarebbe stato un eventuale. Sleep powder. Quello non mi sarebbe piaciuto. Spezzuop è bello. Spezzuop è bellissimo. Adesso sono lento, ma posso cambiare Raichu. Oddio, in realtà posso fare speed swap ancora da qualche altra parte, però. Tanto Castro non ci esplode. Klefki quanto c'ha? Sarà sufficientemente veloce. Boh, cambiamo, facciamo così. È una bellissima tecnica. Soprattutto se te la giochi poi col campo elettro più o meno, che te la può. Ok, immaginavo che avresti messo Metal Sun. Va bene. Ultimo turno del nostro Jeet, che però torna ad essere glorioso. E cosa c'ha? Metal Sound, Light Screen? Ci avrà. Boh, mossa. Boh, gli facciano. Discharge? Boh. C'ha un Discharge più Rising Voltage. Tanto siamo più veloci con tutte e due. Oddio, discharge su Jeet a meno 2 di attacco speciale. Cioè di. Oddio santo. Ragazzi, non ditemi che mi sto giocando un Raichu. Mi sono dimenticato. Ok, come è possibile che Charizard abbia attaccato prima di Vikavolt? Vikavolt aveva la velocità di Raichu. Ah, non si prende la velocità anche, cioè forse la natura non la cambia, ma dovrebbe prendere proprio quella velocità, no? Non so, sai. Bene, la velocità identica, no? Non so perché abbia fatto sta cosa. Non possiamo neanche dire che è scarfato sto Charizard, a meno che non sia scarfato in un modo strano da non superare Boltund, ma da superare i 110. Può anche essere, può anche essere, tutto può essere. Dovrebbe prendere la velocità identica, giusto? Sì. Quindi i 178, lui a 167. Scarfa caso per resistere. Oh, Dio santo. Gastrodon se lo era tenuto buono. Se lo era tenuto buono, il maledetto. Mio Dio, che palle. Mo'.
bisogna far così qua. Io, sebbene non sia al massimo. Questo Klefki tanto non attacca, non fa niente, mi sembra. Io ho bisogno di sfruttare l'Electrify. Ho meno 2 di difesa speciale, che è terribile, però finché mi fa le mosse elettro su Dracozolt non mi fa niente. Si protegge Earth Power, ok, a me va bene così. E poi qui noi facciamo... Farei così sinceramente, perché questo ha rotto le balle. Facciamo un Fire Fang su quel Klefki che ci esplode. E poi facciamo Breaking Swipe single target con tanto di Protect su... Vediamo. Quando mette dentro Charizard facciamo Protect. Ok, protegge adesso. Fai il Safeguard. Ok, non missa e mena da morire. Ok, noi proteggiamo, facciamo... Potrei azzardare lo Snarl, però voglio andare sul sicuro. Meglio sul sicuro, oddio dai, lo Snarl forse converrebbe. Meglio andare sul sicuro, perché se misso Charizard poi è un casino. E mi fa l'Earth Power lì, quello è vero. Ma non so se l'avrei retto comunque. Ora comunque non siamo messi male. Abbiamo un Breaking Swipe che speriamo non missi. È single target, siamo White Lens, lui c'ha il Fake Out. Si farà il Protect, eh. Si farà il Protect, il maledetto. Non fa il Protect, va bene. Questo fa i suoi danni. 60 non è che sia il massimo, però... Come posso... No, abbiamo missato. Perché dobbiamo missarli sti Breaking Swipe? Abbiamo 88%. Quante volte capita di missare i Draco Meteor? Ma c'è possibile? Su 2 partite che abbiamo usato Breaking Swipe... Dai, finiamo. E adesso protegge. Dai, finirà prima o poi. Abbiamo missato di nuovo, eh. Cioè, ma allora, queste sono le cose che a me fanno ricredere di mettere la Wildlands. Ragazzi, cioè, 88%. Io posso missare 2 volte su 2, 88%. Breaking Swipe, Psychic. Earth Power, sì, bravo. Ma adesso hai rotto le balle, c'ho pure la Sash tanto. Però ragazzi, veramente incredibile. Ok, l'abbiamo gestita anche questa bene. Direi che è un ottimo risultato quello che abbiamo fatto stasera. E vedrò di continuare così a rankare. E il team originale, comunque quello che ho portato al torneo, verrà visto domenica in live dai The Scorers, quindi senza il buon Balto e senza il buon Draco Zolt, gli altri restano così. Quindi ci sarà comunque il grande Zolt che continua a missare con la Wide Lens 2 su 2. E niente, dai, sono soddisfatto. Dunque ragazzi, ci siamo fatti un'oretta precisa di live, pochi spettatori ma buoni, quelli che contano. Io vi ringrazio, soprattutto te Zalder, per gli ottimi consigli, perché mi piace molto questi Safety Goggles, anche non abbiamo avuto modo di provarlo sugli Among Us, però l'Electrify è fondamentale che non vada sull'altro. Psychic Fangs si è rivelato più utile del previsto. Discharge anche, no? Direi che super soddisfatto di questo Boltan, che ovviamente cade come una peracotta, ma riesce a dare il giusto spazio come antiprepotenze, come agli switch, no? Perché posso fare l'Electrify, metterci dentro Vika Volt, un sacco di robe belle.
E anche per Magneton. Alla fine ci sta un sacco Electrify, perché anche se non ho Volt Absorbs o queste cose, chi se ne importa, abbiamo Magneton e Dracozolt che si prendono un quarto. L'unico che ci rimette è Rotom Wash. Va un po' rivisto, però in realtà va bene così. Rotom anche ha fatto. Oh, ma non mi ha preso manco una delle nature, porca miseria. Ho giocato tutto il tempo senza le nature? No, qui ce l'avevo, qui ce l'avevo, qui ce l'avevo, qua ce l'avevo. Ok. Ultimo consiglio, Zader. Dici che vale la pena giocarsi sti 52 qui su Vikavolt. Io glieli avevo messi perché così se fregavamo la velocità Vikavolt sotto campo elettro, Raichu superava gli 80 base speed. Secondo me conviene quasi quasi proprio non mettergliela, o comunque valutare quanto veloci sono i Gastrodon. Vediamo un po' per attaccare prima di un Gastrodon. Ah vabbè, ma Gastrodon c'è 39. C'è 39, quindi andiamo a 50. Con te non servono. 60 e Vikavolt. Vikavolt a 70 di base. No, a 43. Ok, quindi gliele possiamo bellamente togliere. E farlo ignorantissimo così, sapendo che Raichu, una volta che gli frega la speed, arriva a un 63 per 2. Esatto, però il discorso è che tu praticamente metti che c'è il campo elettro, freghi la speed a Vikavolt. Allora vuoi ancora sfruttare il campo elettro, no? Cioè vuoi tenerti un Raichu che anche se ha la speed di Vikavolt ce l'ha comunque raddoppiata. Con un 63x2 hai un 126 che adesso non so, cioè se noi prendiamo ad esempio, che ne so, Gyarados che non si gioca più però, Gyarados al 50 già ti supera i 126. No? 133. Quindi già gli 80 non li superi, però io mi sembra di averli messi. Se noi prendiamo un Dracozolt, perché ad esempio superare un Dracozolt già non mi farebbe schifo. Non so se hai capito il discorso che faccio. Un Dracozolt Modest 127, quindi se vuoi 128 dovresti andare diviso 2. Ok, questo glielo possiamo fare. Vuol dire che bisogna arrivare a 64. Ecco, questa è l'ottima, un'ottima cosa. Con 64, 4 EVs lì, superiamo i 75 Adamant. Dracozolt, magari Adamant si gioca per sfruttare il Tailwind. Fosse Timid, bisognerebbe già stare a farci i calcoli più alti. Però così, già è una buona cosa. Stonks, a posto. Lui non ho idea dei calcoli che avessi fatto, non mi ricordo più che cosa avessi fatto per mettergli queste EVs, ma non mi lamento, funzionano. Penso che fossero calcolate su Sindrace, prove. E niente, per il resto. Qui anche abbiamo questi 44, perché così se gliela freghiamo siamo più veloci di Talonflame, che mi sta bene. E via. Ok, ragazzi, questo team a me piace da impazzire, spero di poterlo copiare, ovviamente no, oddio santo no, perché qui siamo sullo stramaledetto Streamlabs, quindi dovrò semplicemente aggiornarlo di mio, ma adesso provvedo. Grazie mille per essere stati con me, io mi devo tagliare i capelli decisamente. Grazie Zalder, grazie Icicle, grazie il fatto che è passato, grazie Fralex se sei rimasto fino ad adesso. Ci sentiamo sui nostri canali. Ciao!